Se il mio progetto fosse un'auto, sarebbe indubbiamente la DeLorean di ritorno futuro, perché nel GNLUT la nostra soluzione è in grado di viaggiare come la DeLorean sia nel passato che nel futuro. Nel passato è in grado di analizzare tutte le tracce che ha raccolto dai vari oggetti digitali e quindi raccoglierne degli insight, e nel futuro perché è in grado di prevedere quelli che possono essere i bisogni e le esigenze dei nostri clienti. Le tre caratteristiche differenzianti del nostro progetto sono che noi utilizziamo servizi cloud nativi di tipo managed, e sono servizi che permettono la stabilità e la resilienza della soluzione, sono performanti con una bassa varianza e sono, a me piace dire, di tipo unattended, cioè richiedono poche persone per essere gestiti. La seconda caratteristica è che questi servizi sono di tipo serverless e quindi, tra le altre cose, supportano molto bene lo scale up e lo scale down della soluzione, e lo scale down è molto importante, specialmente in un business come il nostro, che è votato alla mobilità, cioè di notte i veicoli viaggiano molto meno che di giorno. La terza caratteristica è che la nostra soluzione è generalizzata ed espandibile. È costruita su dei moduli core che possono essere utilizzati da diversi use cases. I moduli sono il modulo di ingestion dei dati, il modulo di gestione degli eventi, il modulo di gestione dei dati e il modulo di consumo di questi dati tramite l'API. Da ricordare che la nostra soluzione attualmente non viene utilizzata soltanto da General Italia, ma viene utilizzata da varie country del gruppo per sviluppare i loro use cases. Se oggi potessi aggiungere un'ulteriore caratteristica nel cenno IoT, ne aggiungerei fondamentalmente una, cioè avere già il digital twin, cioè la copia digitale del device o del sensore, no, in modo tale da poter gestire da remoto il device e quindi controllarlo totalmente. La nostra soluzione oggi entra in gioco nel momento in cui i TSP ci inviano i dati. Se dovessi spiegare nel genere IoT ad una classe di prima elementare, utilizzerei sicuramente la favola di Pollicino e dei sassolini bianchi che Pollicino ha utilizzato per ritrovare la strada di casa.